profeti di Dio, ministri internazionali, risorgete come il bastone di Aarone. Accrescete il vostro potenziale con la parola di Dio. Il pastore Juvenal e il pastore Cigliere vi danno il benvenuto al programma di oggi Gospel Time. Noi crediamo che questo programma vi arricchirà spiritualmente e vi darà la forza per il successo. State con noi, il programma sta per iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro programma Gospel Time. Oggi è un altro appuntamento con il Signore che vogliamo ringraziare perché ancora una volta ci ha dato l'opportunità e la grazia di essere qui in linea con voi. Prima di tutto vi voglio fare un breve excursus sul nostro programma Gospel Time. Il programma Gospel Time è la parola di Dio fatto e svolto da noi che siamo il Ministero di Dio internazionale, i Leviti di Dio. Questo, come avrete ben capito, è un programma sulla parola di Dio. Gospel vuol dire Dio parla. Il Ministero dei Leviti di Dio è un ministero evangelico pentecostale, è un ministero vivo dello Spirito di Dio ed è basato sulla vera parola di Dio. Quindi tutto quello che noi usiamo per predicare, per insegnare, per educare, è la parola di Dio contenuta nel libro sacro della Bibbia. Non usiamo nessuna parola che venga da noi, ma vengono tutte dalla parola di Dio e dall'ispirazione che lo Spirito Santo dà a chiunque è in Dio. Ecco, fatto questo breve excursus su chi è il Ministero di Leviti di Dio, volevo iniziare adesso a parlare di un nuovo argomento, ma prima di fare ciò vorrei pregare come ci è sempre stato dato dallo Spirito Santo. Ah, un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dire. Normalmente questo non è un programma gestito da me, è gestito dai miei pastori, ma questa sera in maniera particolare mi è stata data la delega dei miei pastori, che non possono essere qui, a gestire io il programma per questo. Ma eventualmente nelle dirette prossime vedrete anche i nostri pastori che insegneranno, il pastore Juvenal e la pastora Ciniere. Ora, come prima dicevo, prima di andare avanti ci mettiamo un attimo in preghiera e poi tratteremo l'argomento di cui volevamo parlare questa sera. Chiudiamo gli occhi e ci concentriamo. Spirito Santo, nel nome di Gesù, benvenuto in mezzo a noi nel programma Gospel Time che tu ci hai comandato di fare. Spirito Santo, ti chiediamo come sempre, entra nelle case di coloro che stanno ascoltando questo programma e tocca le loro vite. Fa che la tua parola, che la Bibbia dice che è una spada a doppia lama, entri in loro, nel loro cuore e nel loro spirito e gli faccia capire la tua grandezza, la tua potenza e la tua bontà, tutto per la gloria del tuo nome. Ci alziamo adesso contro i piani del diavolo e dei suoi demoni contro di noi. Ci immergiamo nel sangue di Gesù, immergiamo le persone che ci stanno guardando nel sangue di Gesù e ci dichiariamo protetti. Spirito Santo, tutto venga fatto secondo la tua perfetta volontà. La gloria e l'onore siano dati a te, oggi, domani e sempre. Nel nome di Gesù. Amen. Prima di iniziare, un attimo solo, abbiamo un messaggio. Niente di importante. Bene, proseguiamo. Allora, questa sera volevamo parlare di un argomento molto importante, e cioè la giusta strada, come adesso apparirà qui sotto. Volevo anche ricordarvi un'altra cosa, che questo è un programma dal vivo. E in sovrimpressione, in alto alla mia testa, vedete un numero, la linea preghiere. Se volete chiamarci per poter fare una domanda, per poter avere delle elucidazioni, per avere una richiesta di preghiera, per qualsiasi cosa o anche per contribuire a dire la vostra, fatelo pure. Questo è un programma interattivo nel canale internazionale YouTube. Quindi, senz'altro perdere tempo, cominciamo a parlare del nostro argomento che è appunto la giusta strada. La giusta strada perché? La nostra vita è fatta di molte e molte strade. Strade e scelte che dobbiamo prendere ogni giorno. La vita è fatta di scelte ed è guidata da vari principi. Chiunque nella vita ha fatto vari tipi di scelte, cominciando
dei tipi di studio che deve fare, dal lavoro che vorrebbe fare. Ognuno di noi è influenzato dalle sue aspirazioni e dai suoi desideri e quindi prende una strada che può essere appunto, come dicevo prima, un percorso di studio piuttosto che un altro, decide di fermarsi prima o di continuare dopo e di andare avanti appunto fino a raggiungere degli obiettivi. Volevo anche dire che nella vita c'è una strada importante, che è più importante ancora delle strade che si prendono nella vita quotidiana, nelle scelte di vita, della carriera o di altro, ed è la strada di Dio. Perché ancora una volta vi vogliamo dire che Dio esiste e che ha creato una strada per noi, che è la strada giusta. Purtroppo, in mezzo a questa strada ci sono anche delle strade sbagliate che molte volte la gente tenderebbe a prendere. Quindi andiamo subito a leggere la Bibbia e a sentire dire quello che il Signore ci dice riguardo la via da prendere, la strada giusta. Per fare questo ci rechiamo nella Bibbia. Vi volevo anche dire appunto, questo essendo un programma sulla Bibbia, sarebbe consono che voi ne aveste una, così da poterci seguire. Normalmente nelle case italiane le Bibbie ci sono, quindi non lo so, magari è nella vostra libreria oppure in garage o in cantina, ovunque sia, andatela a prenderle, date una bella spolverata e seguite con noi. In ogni caso, comunque, la Bibbia è disponibile anche o nell'App Store per chi ha Apple Phone o iPad o nel Play Store per chi ha i sistemi operativi Android. Quindi scaricatevi la versione della Bibbia e seguite con noi. Come dicevo prima, andiamo adesso su Matteo 7, versetto 13, il quale è Gesù, il nostro Signore, che ci parla e ci dice: entrate per la porta piccola, perché grande è la porta e larga è la strada che conduce alla morte, e sono molti quelli che ci entrano. Al contrario, piccola è la porta e stretta è la strada che conduce alla vita, e sono pochi quelli che la trovano. Questo è un passo molto molto forte. Gesù ci dice chiaramente: entrate per la porta piccola, perché larga è la porta che porta alla perdizione. Una persona dice e riflette, dice: devo prendere la porta più stretta. La porta più stretta vuol dire difficoltà, vuol dire tortuosità, vuol dire sacrifici, vuol dire cose da fare che a volte non sono piacevoli. E una persona direbbe: ma perché dovrei portare e prendere la strada più stretta quando a mia disposizione c'è una strada più larga, una strada più comoda? Bene, effettivamente questa è la logica umana, ma non la logica di Dio. La porta larga, sì, è una porta piena di comodità apparenti, è una porta facile da valicare, conduce a una strada liscia, lastricata di tante tante belle cose, di tante cose che sono allettanti, di tante cose che attirano, no, il cuore dell'uomo, e l'uomo del cuore dice sì, perché ovviamente l'uomo, ragionando con la sua mente, vede tutte queste cose belle e dice: certo, io vorrei queste cose belle, ma queste cose belle purtroppo, perché Gesù ci dice di non prenderle? Perché sono contrarie alla volontà di Dio, perché sono contrarie a quello che Dio vuole per la nostra vita. Dio per noi vuole un futuro di pace, vuole un futuro di prosperità, ma ricorda sempre, dice: ricordatevi che nel mondo c'è il diavolo, c'è il nemico, che gira intorno a cercare di divorare le anime delle persone attraverso queste cose, usando degli inganni, usando dei trucchi, che
che possono fare sembrare tutte le cose belle, tutte le cose allettanti, ma invece queste cose qui sono cose che portano alla perdizione. Purtroppo, appunto, come dicevo, secondo noi queste cose non lo sono, ma Dio è più saggio e sa di più, e per questo ci dice: prendete la strada stretta, che è la strada più tortuosa, è la strada più difficile, ma è la strada più sicura, perché è la strada che dico io. Perché Dio dice: attraverso quella strada, attraverso queste difficoltà, io le userò per portarvi a un obiettivo, per portarvi ad una cosa felice. Dio dice in un'altra parte della Bibbia: io so quali sono i miei pensieri che ho per voi. Sono pensieri di pace, pensieri di gioia e pensieri di prosperità che vi portano alla fine desiderata. Ma allora uno dice: perché? Perché io dovrei soffrire? Perché io dovrei penare? Perché ricordatevi che purtroppo nel mondo ci sono le difficoltà e il nemico in giro che ci vuole distruggere. Ma il Signore usa tutte queste difficoltà per rafforzarci e per fare in modo che noi arriviamo a fidarci di Lui, a fidarci della Sua grazia, a fidarci della Sua potenza, affinché riusciamo ad ottenere un vero risultato. Molti, come vi dicevo, e invece purtroppo, scelgono la strada più lastricata di bello, che sembra la più bella, la porta più alta. Però ricordatevi che nonostante tutto questo, questa è una strada non in salita, ma è una strada in discesa. Difatti, questa strada porta solamente alla perdizione e alla distruzione. Come? Ce lo spiega l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi che leggeremo adesso. Andiamo quindi alla seconda lettera dei Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 7. E leggiamo. Scusate un attimo che arrivo. Secondo Tessalonicesi 1. Scusate, un attimo, ho sbagliato la referenza, provo a vedere un attimino solamente. Aspetta. Un attimo solo che cerco. Allora, un attimo solo per favore che trovo la referenza di Tessalonicesi. Allora, scusate un attimo che lo trovo. Ecco qui. Allora vi dice esattamente perché dovete seguire la strada stretta e vi spiega perché non dovete seguire la strada corrotta. Scusatemi, è seconda Tessalonicesi dal primo capitolo 1 dal versetto 5 e dice: ciò che dovete sopportare è un segno del giusto giudizio di Dio,
Queste sofferenze vi faranno diventare degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite, se prendete la strada stretta. Infatti Dio è giusto e quindi trarrà tribolazione a quelli che vi perseguitano, mentre a voi che ora siete tribolati darà sollievo come a noi. Questo accadrà quando il Signore Gesù verrà dal cielo e apparirà con i suoi angeli potenti. Allora con il fuoco ardente punirà quelli che non conoscono Dio, cioè quelli che non accolgono il messaggio di Gesù nostro Signore. Essi saranno condannati a una rovina eterna, lontani dalla faccia del Signore, lontani dalla sua gloriosa potenza. In quel giorno egli verrà per essere accolto da tutti quelli che sono suoi, per essere riconosciuto e ammirato da tutti quelli che credono in lui, e anche da voi, perché avete creduto a ciò che vi ho annunziato. Quindi vedete bene come proprio anche l'apostolo Paolo, inondato dello Spirito di Dio, vi intima e vi comanda, non consiglia, ma comanda di prendere la porta stretta. Dice infatti: ciò che dovrete sopportare è un segno del giusto giudizio di Dio. Voi siete nella strada tribolata e lui dice: queste sofferenze vi faranno diventare degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite. Infatti Dio è giusto e quindi darà tribolazione a quelli che vi perseguitano, perché ovviamente la gente vi guarderà in giro se fate la scelta di scegliere la strada più stretta, e diranno: guarda questa persona insensata, perché si sottopone a tutti questi sacrifici, a tutte queste difficoltà? Guarda noi nel mondo come ce la godiamo, come siamo felici, come ci faremo comunque sia una bella vita, mentre loro se la fanno brutta. Ma lui dice no, dice: queste sofferenze vi renderanno forti, vi renderanno migliori e vi faranno conquistare la potenza del regno di Dio, queste prove. E poi dice: mentre voi che sarete tribolati adesso, darà sollievo. E dice anche a quelli che vi prendono in giro nella strada larga, dice: questo accadrà quando il Signore Gesù verrà dal cielo e apparirà con i suoi angeli potenti. E allora con il fuoco ardente punirà quelli che non conoscono Dio. Perché ricordatevi che se siete nella strada larga, vuol dire che non conoscete Dio. Chiunque conosce Dio sa che deve prendere la strada stretta e non quella larga. Nonostante so che la vostra vita è già piena di tribolazioni, eccetera, la vita di tutti, però quando una persona si affida e sceglie Gesù come Signore e Salvatore, ha veramente la conquista della salvezza e di una ricompensa che, appunto, come dice qui Paolo, Dio sanerà tutte le vostre tribolazioni e vi darà pace, vi darà gioia, vi darà serenità. Questo naturalmente, certo, qui dice: con fuoco ardente punirà quelli che non conoscono Dio e quelli che non accolgono il messaggio di Cristo Gesù nostro Signore. Sì, ma ricordatevi che comunque sia, non pensatelo solamente in un fattore di vita eterna. Già in questa vita, chiunque si affida a Gesù come Signore e Salvatore ha dei grandi aiuti, ha dei grandi sostegni per quello che riguarda la vita quotidiana. Dio è in grado di fare qualsiasi cosa per noi, è in grado di guarire, è in grado di sanare ogni situazione, è in grado di mettere a posto ogni cosa per noi. Comunque sia, in ogni caso, Paolo ci dà un rincuoro anche, oltre a questo,
nel prendere appunto la strada stretta. E questo rincuoro lo troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 16. E andiamo adesso a leggere un attimino solo. E dice: noi dunque non ci scoraggiamo. Anche se materialmente camminiamo verso la morte, invece Dio ci dà una vita che si rinnova di giorno in giorno. La nostra attuale sofferenza è poca cosa e ci prepara a una vita gloriosa che non ha uguale. E noi concentriamo la nostra attenzione non su quello che vediamo, ma su ciò che non vediamo. Infatti, tutto quello che vediamo dura solo per breve tempo, mentre ciò che non vediamo dura per sempre. Questo ovviamente è un altro argomento da affrontare per bene, cioè l'eternità. Sappiate bene che alla fine di questa nostra vita, come tanti pensano, dicono: eh sì, ma quando io muoio, la fine è questa, non c'è altro posto dove andrò, non c'è altra cosa che farò. Invece mi dispiace dirvelo, cari signori e signore che ci ascoltate, la vita è la vita eterna esiste ed è un continuo di questa vita ed è più importante perché questa ha una durata breve, limitata, mentre la vita eterna dura per sempre. Qualsiasi cosa che noi ci guadagneremo nella nostra vita è quello che poi avremo. E io vi consiglio, Dio vi consiglia, lo Spirito Santo ancora una volta vi consiglia, nonostante le tribolazioni, nonostante le difficoltà, vi dice: scegliete la vita. Credete nello Spirito Santo, credete nel Signore Gesù, Signore e Salvatore che vi ama, vi vuole bene e dice: affidatevi a me e io vi darò riposo. Perché ricordatevi che Dio vuole appunto che noi abbiamo una vita felice, abbiamo una vita meravigliosa. Abbiamo una vita fantastica. In Romani 8:15 ci dice, e adesso leggiamo, una cosa molto importante che Dio vuole farci veramente capire. E dice: inizio dal 12 e dice: fratelli, noi non siamo dunque impegnati a non seguire la voce del nostro egoismo, ma quella dello spirito. Se seguite la voce dell'egoismo, morirete. La strada larga rappresenta l'egoismo e la ricompensa per chiunque decide di seguire la strada dell'egoismo è la morte. Se invece mediante lo spirito la soffocherete, voi vivrete. Infatti, quelli che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto in dono uno spirito che vi rende schiavi o che vi fa di nuovo vivere nella paura. No. Avete ricevuto lo Spirito di Dio che vi fa diventare figli di Dio e vi permette di gridare Abba, che vuol dire Padre, quando vi rivolgete a Dio, perché lo stesso Spirito ci assicura che siamo figli di Dio e dal momento che siamo suoi figli parteciperemo anche dell'eredità che Dio ha promesso al suo popolo. Saremo eredi insieme con Cristo, perché se soffriamo con Lui, partecipiamo anche con Lui nella gloria. Quindi vedete, ancora una volta, questa è una testimonianza di come sia veramente importante prenderla questa strada stretta, nonostante le difficoltà, nonostante tutte le cose che ci sono,
La cosa giusta è prendere questa strada stretta. Come si fa a prendere questa strada stretta? Accettando Gesù Cristo come Signore e Salvatore, chiedendo allo Spirito Santo di entrare in voi. È una cosa facile, è una cosa semplice che ognuno di voi può fare. Non è una cosa così difficile. Ricordatevi che per molto tempo so che molti di voi sono stati ingannati con la favola del Dio distante, con la favola del Dio discostato da noi, con la favola del Dio che bisogna fare chissà cosa. Il diavolo vi ha detto tante volte: tu sei troppo indegno, ti sei comportato troppo male, quindi Gesù non ha nulla che vuole avere a che fare con voi. E invece vi voglio dire oggi, più che mai, non importa quale sia il vostro peccato, non importa quanto grave sia, l'unica cosa che dovete fare nel vostro piccolo privato è di mettervi e di dire una preghiera e di dire: Spirito Santo, nel nome di Gesù, eccomi qui di fronte a te, perché ricordatevi che lo Spirito Santo è con voi. Dio ci ha detto: io sarò con voi per sempre, per tutti i giorni della vostra vita. Quindi basta che diciate: Spirito Santo, eccomi qui, sono tuo figlio. Sono venuto qui a chiederti in ginocchio con più grande umiltà, perché per entrare nella strada stretta, ricordatevi, ci vuole umiltà. E dite: sono qui a chiederti con grande umiltà di perdonarmi di tutti i miei peccati, di lavarmi con il sangue di Gesù e di purificarmi. Spirito Santo, ti accetto ora come mio Signore e Salvatore. Togli il mio nome dal libro della morte e mettilo in quello della vita, così che io possa essere salvato, e per fede credete di essere salvati. Perché questa è la cosa più importante. Per entrare nella strada giusta, cioè la strada di Dio, è importante che voi rinasciate nello Spirito Santo, e poi lo Spirito Santo entra in voi e diventa la vostra guida in questa strada che, per quanto difficile, porta alla vita, porta alla salvezza, porta alla redenzione. Fate questo gesto che io vi consiglio di fare. E dopo di questo, in mezzo a questa strada, lo Spirito Santo sarà lì con voi. Come ho già appena detto, lo Spirito Santo ha detto: io sarò con voi sempre e per sempre io vi seguirò. Quindi non abbiate nessun timore ed entrate in questa strada. Perché ricordatevi, come dice appunto l'Apostolo Pietro, nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3: benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ha avuto tanta misericordia per noi, che ci ha fatti rinascere. Com'è che ci ha fatto rinascere? Risuscitando Gesù Cristo dai morti. Egli ci ha dato una vita nuova. Così ora abbiamo una speranza viva, perché siamo in attesa di ottenere quell'eredità che Dio ha preparato nei cieli, un'eredità sicura che non va in rovina e non marcisce, e si è preparata anche per voi. Intanto Dio vi custodisce nella fede con la sua potenza, fino a quando vi darà la salvezza, quella che sta per manifestarsi negli ultimi tempi, perché ricordatevi anche questo. Siamo all'inizio degli ultimi tempi, sono i tempi più difficili. E Dio più che mai vi chiama e dice: venite a me, convertitevi, sceglietemi come Signore e Salvatore, scegliete la vita. E
Io so che molti di voi sono oppressi, sono stanchi, hanno tanti problemi di qualsiasi tipo. Possono essere problemi economici, problemi di lavoro, problemi maritali, problemi con figli che non si comportano nella giusta maniera. Questi, sì, lo ammetto e lo so, sono problemi piuttosto grandi, sono difficili, vi fanno sentire schiacciati, vi fanno sentire oppressi, vi fanno sentire nella maniera più sbagliata, ma Gesù disse: venite a me o voi che siete oppressi e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo che è leggero e datemi il vostro che è pesante e lo porterò io per voi. Questa assicurazione, questa cosa. Dice anche in Romani 4 e 25, che andiamo a leggere. Dice: Gesù è stato messo a morte a causa dei nostri peccati, ma Dio l'ha risuscitato per metterci in rapporto giusto con sé. Questo vuol dire rinascere in Cristo. Per questo Gesù Cristo ha fatto quell'enorme e grandissimo sacrificio, morendo in croce per noi, affinché potessimo avere la vita eterna, affinché potessimo essere lontani da ogni forma di male. Perché Dio, ve lo ripeto ancora, ha pensieri buoni per noi, ha pensieri di pace, ha pensieri di gioia, ha pensieri di felicità. Quindi uscite dalla strada larga. Questo è il consiglio che vi do io. Questo è l'appello che vi fa Dio e vi dice: uscite dalla strada larga. La strada larga è piena della concupiscenza della carne. Sapete, molta gente con cui ho a che fare mi dicono: ma io non sono un peccatore, io mi comporto bene, non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai ucciso nessuno, quindi mi venite a dire cosa? Io ho il diritto di fare queste cose, ho il diritto di poter vivere come voglio, come mi sembra, tanto io non ho ucciso nessuno, tanto io non rubo, tanto io sì, do anche l'offerta al poverello fuori. Quindi cosa avete da rimproverarmi? Beh, sapete, come dice sempre anche il nostro pastore, non è solamente l'omicidio un peccato, non è solamente rubare un peccato. Questi sono i peccati, diciamo, no, più palesemente gravi, ma ci sono vari livelli di peccato che la gente può compiere. E sono peccati che ci allontanano da Dio. E sono peccati che ci fanno infatti comportare in maniera sbagliata. Soprattutto adesso che siamo negli ultimi tempi, la gente ne sta combinando di cotte e di crude. L'ha sempre fatto con ogni tipo di azione, con ogni tipo di cosa. Allora io vi voglio dire a tutti coloro che di voi che pensano che semplicemente il non rubare o il non uccidere sia abbastanza, vi voglio leggere questo passo qui, che viene sempre dalla lettera dei Romani, dal capitolo 1, e leggiamo dal versetto 18, che dice: difatti l'ira di Dio
si manifesta dal cielo contro tutti gli uomini perché l'hanno rifiutato e hanno commesso ogni specie di ingiustizia, soffocando la verità. Eppure ciò che si può conoscere di Dio è visibile a tutti. Dio stesso l'ha rivelato agli uomini. Infatti, fin da quando Dio ha creato il mondo, gli uomini con la loro intelligenza possono vedere nelle cose che gli ha fatto nelle sue qualità invisibili, ossia la sua eterna potenza e la sua natura divina. Perciò gli uomini non hanno nessuna scusa. Hanno conosciuto Dio, poi si sono rifiutati di adorarlo e di ringraziarlo come Dio. Si sono smarriti in stupidi ragionamenti e così non hanno capito più nulla. Essi che pretendono di essere sapienti sono impazziti. Adorano immagini dell'uomo naturale, di uccelli, di quadrupedi e di rettili, invece di adorare il Dio glorioso e mortale. Per questo Dio li ha abbandonati ai loro desideri, si sono lasciati andare in purità di ogni genere, fino al punto di comportarsi in modo vergognoso gli uni contro gli altri. Proprio coloro che hanno messo idoli al posto del vero Dio e hanno adorato e servito quel che Dio ha creato, anziché il Creatore. A Lui solo sia la lode per sempre. Amen. Dio li ha abbandonati, lasciandoli travolgere da passioni vergognose. Le loro donne hanno avuto rapporti sessuali contro natura, invece di seguire quelli naturali. Anche gli uomini, invece di avere rapporti con le donne, si sono infiammati di passione, gli uni per gli altri, uomini con uomini, commettono azioni turpi e ricevono così in loro stessi il giusto castigo per questo traviamento. E poiché si sono allontanati da Dio nei loro pensieri, Dio l'ha abbandonati, li ha lasciati soli in balia dei loro pensieri corrotti, ed essi hanno compiuto cose orribili. Sono ormai giunti al colmo di ogni specie di ingiustizia e di vergognosi desideri. Sono avidi, cattivi, invidiosi, assassini, litigano e ingannano. Sono maligni, traditori, calunniatori, nemici di Dio, violenti, superbi, presuntuosi, inventori del male, ribelli ai genitori. Sono disonesti e non mantengono le promesse. Sono senza pietà e incapaci di amare. Tuttavia, non solo continuano a commetterle, ma anche si rallegrano con tutti quelli che si comportano come loro. Questo è un quadro ben completo che dipinge chiunque sia nella via sbagliata, chiunque sia nella via larga, nella via difficile, la via facile, scusatemi. In realtà questa è la via che porta alla perdizione, come vi ho appena detto e come avete sentito in questo passo della prima lettera ai Romani. Questa è la via larga ed è la via che vi porta alla morte. Non è solo che se uno non ruba o se uno non uccide. Avete visto che ci sono tutta una serie di cose, tra cui l'adulterio, tra cui la fornicazione, tra cui l'uso delle droghe, la disonestà, l'imbrogliare, il mentire, l'essere superbi, l'essere orgogliosi, il non avere il minimo di umiltà. È un grosso e grave peccato. Tutto questo, come vedete qui lo dice, lo ripeto ancora, giudica che quelli che commettono queste cose sono degni di morte. Questo non vuol dire che Dio con un lampo, un fulmine, colpirà coloro che sono degni di morte, no. Ma vi aspetta una strada alla fine di questa strada. Come vi ho detto prima, questa è una strada che conduce ad un'altra strada. Questa strada è un passaggio. La nostra vita è una strada di passaggio che porta alla fine ad un traguardo. Quel traguardo è la vita eterna, come vi ho già detto prima. E allora qual è l'unica cosa giusta da fare?
L'unica cosa giusta da fare è di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ma prima di fare questo, bisogna fare anche un'altra cosa, bisogna chiedere perdono a Dio, certo, ma oltre a fare questo bisogna fare anche un'altra cosa. E ce lo spiega sempre l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, nel capitolo 3, versetto 5. E dice, infatti, di nuovo, perché quando vi affidate a Gesù e gli dite, Gesù, tu sei il mio Signore, sei il mio Salvatore, questo è un grande passo. Però poi vi dice anche un'altra cosa, dovete iniziare una nuova vita, rinnovata dallo Spirito Santo, con la guida dello Spirito Santo, e vi dice, perciò fate morire in voi gli atteggiamenti che sono propri di questo mondo, immoralità, passioni, impurità, desideri maligni e quella voglia sfrenata di possedere che è un tipo di idolatria. Tutte queste cose tirano la condanna di Dio su quelli che gli disubbidiscono. Un tempo anche voi eravate così quanto la vita era in mezzo a quei vizi. Adesso invece buttate via tutto, l'ira, le passioni, la cattiveria, le calunnie e le parole volgari. Non ci sia falsità quando parlate tra voi, perché voi avete abbandonato la vecchia vita e le sue azioni, come si mette via un vestito vecchio. Ormai siete uomini nuovi e Dio vi rinnova continuamente per portarvi alla perfetta conoscenza e per farvi essere simili a Lui che vi ha creati. Così non ha più importanza essere greci o ebrei, circoncisi o no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi. Ciò che importa è Cristo e la sua presenza in tutti noi. Ora voi siete il popolo di Dio, egli vi ha scelti e vi ama. Perciò abbiate sentimenti nuovi di misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza e di dolcezza. Sopportatevi a vicenda, se avete motivo di lamentarvi gli uni agli altri, siate pronti a perdonare, come il Signore ha perdonato voi. Al di sopra di tutto ci sia sempre l'amore. Perché soltanto l'amore tiene perfettamente uniti e la pace che dono di Cristo regni sempre nel vostro cuore. A questa pace Dio vi ha chiamati tutti insieme e siate sempre riconoscenti. Capite bene? Questa è la strada che Dio vi invita oggi a scegliere. È una strada di libertà, è una strada di salvezza, è una strada che porta alla vita eterna. È una strada fatta di amore, è una strada fatta di grazia, è una strada fatta di tante buone cose. Dice di abbandonare tutti i sentimenti negativi che la gente ha. Lo so che al giorno d'oggi viviamo in un periodo molto e molto difficile. C'è sempre più raffreddamento nei rapporti con i nostri vicini, con le persone che ci sono attorno. Ogni minima cosa ci fa scattare, ogni minima cosa ci fa arrabbiare. Rispondiamo male. E soprattutto quando una persona ci fa un torto. È difficilissimo, anzi impossibile, che le persone normalmente vogliano perdonare. Anzi, viene proprio su quel sentimento che dice, quella persona si è permessa di farmi del male. Voglio la vendetta, ma no. Dio ci dice qui, perdonate come il Signore ha perdonato voi. Questa è la cosa più importante che voi dovete sapere, è di perdonare sempre per tutto il male che vi viene fatto.
come Dio perdona voi. E ricordate anche di avere sentimenti di misericordia, di bontà, di pace e di carità. Gesù ha detto che il secondo comandamento più importante è: ama il prossimo tuo come te stesso. Chi è il tuo prossimo? La persona che ti sta vicino, la persona con cui ha a che fare ogni giorno. Queste sono le persone che sono il nostro prossimo. Di questo fa parte la nostra vita, di amare il nostro prossimo, di abbandonare tutti questi sentimenti negativi, di aprire il vostro cuore al prossimo e di avere dentro di voi l'amore di Dio, l'amore di Dio che conduce, l'amore di Dio che guida, l'amore di Dio che porta, l'amore di Dio che illumina i nostri animi, il nostro spirito. Questa è la cosa, è il segreto che porta alla vita eterna. Ripeto ancora una volta, non è facile fare tutte queste cose qua, non è facile abbandonare la ira, le passioni, che possono essere le passioni della carne, l'amore per il denaro, la cattiveria, le calunnie e le parole volgari. Al giorno d'oggi basta voltarci in giro per sentire parole volgari ovunque, anche dove io lavoro, e lavoro in un posto anche dove si ha contatto con il pubblico, un posto anche abbastanza importante, eppure senti a volte le persone mandarsi a quel paese così liberamente e con tanta cattiveria, perché certo gli animi al giorno d'oggi si sono inariditi. Ma Dio vi dice: no, buttate via tutti questi sentimenti, buttate via tutte queste negatività, apritevi. E certo, buttare via tutte queste cose qui non è facile. È per questo che Dio ha detto: è una strada, è una porta stretta, è una porta tortuosa. Dice anche: è una porta che pochi percorreranno. Perché solo chi conosce Dio o chi vuole conoscere Dio può decidere di percorrere questa porta che è stretta, che è una porta difficile. E più vogliono percorrere la porta larga. Ma come vi ho ben detto appena adesso, la porta larga porta alla perdizione, porta alla morte. Porta a tutto quello che Dio non vuole. Il diavolo ha cercato, perché sappiate che il diavolo esiste, in tutti i modi, di abbruttirla ancora di più, questa strada stretta. Dice: ma no, prendete la strada dritta, prendete la strada più bella. Tanto la vita è fatta così. Dice: siate liberi di fare quello che volete, godetevi la vita. La cosa brutta invece è che non ci si rende proprio per niente conto che quando si va nella strada larga si è già incatenati. Si è già incatenati mani e piedi. La gente si crede libera, ma in realtà è già prigioniera del diavolo. È già prigioniera di tutte queste cose qui. E quindi ancora una volta io vi invito: abbandonate la strada larga e mettetevi nella strada stretta. È una strada stretta con le sue difficoltà, ma c'è il Signore che vi accompagna, con lo Spirito Santo che ha detto: io sarò con voi e con voi sempre. Quindi ricordatevi questo. Non c'è nessuna difficoltà che sia troppo grande. C'è un altro passo nella Bibbia che dice che il Signore non ci farà mai sopportare dei pesi che sono troppo grandi
per la nostra schiena, per le nostre spalle. Quindi io vi dico sì, mettetevi e raffidatevi al Signore. E ancora una volta, come vi ho detto prima, affidatevi a Dio e dite: prendi il mio fardello, Padre, prendi i miei peccati, prendi i miei errori, perdonami. Tu sei il mio Signore, tu sei il mio Salvatore, tu sei il Santo, Padre, tu sei meraviglioso, tu sei grandioso e fantastico. Guidami, conducimi, sono pronto. Fate questa scelta di vita, che è una scelta sì difficile, ma una scelta che porta alla vita. Ricordo che quando voi siete poi in Gesù Cristo, lo Spirito Santo vi segue ogni giorno, vi indica, vi guida e vi conforta. E chiunque è nella giusta strada con Dio ha tutti i più grandi benefici. Lo Spirito Santo è lì per difendervi dalle mani del nemico, è là per liberarvi da ogni situazione, è là per ogni cosa, è là per ogni situazione, è là per guidarvi, è là per guarirvi, è là per darvi ogni soluzione e portarvi avanti. Quindi, questo è il consiglio che io vi do. Scegliete Gesù, scegliete la vita, scegliete la strada giusta. E per quanto grande possa sembrare il vostro sacrificio, comunque non è così tanto grande come vi sembra. Ora voglio pregare per coloro che di voi ci stanno seguendo adesso. Chiudiamo gli occhi e voglio dire: Spirito Santo, nel nome di Gesù, ti ringrazio delle parole che hai messo nella mia bocca da poter dare a chiunque ascolti questo messaggio. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, apri le loro orecchie per ricevere questo messaggio. Dai loro una mente ritentiva per insegnargli quello che gli ho insegnato oggi, perché se lo ricordino, dagli la grazia di poterlo mettere in pratica. Visitali, Padre, fai sentire loro la tua presenza nelle loro vite, fai sentire che tu sei lì per loro e che li ami. Fagli capire queste cose che abbiamo detto oggi, fagli capire quanto importante sia di uscire dalla via storta e di entrare nella vita giusta, che per quanto possa sembrare difficile, è la via che porta alla pace, alla gioia e alla serenità. Nel nome di Gesù, amen. E vogliamo adesso pregare per tutti coloro che ci stanno seguendo, perché so che tutti voi avete i vostri problemi, tutti voi avete le vostre difficoltà. Ma Dio ci ha mandati in questo programma non solo per insegnarvi qualcosa di nuovo, ma per farvi sentire la sua potenza. E quindi voglio pregare adesso per diverse persone con diverse difficoltà. Spirito Santo, nel nome di Gesù, ti affido tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mostra loro la tua grandezza, Padre. Infondi in loro il tuo spirito. E comandiamo la guarigione del cuore, la guarigione del fisico, la guarigione dello spirito. Per tutti coloro che hanno problemi di matrimonio, Spirito Santo, qualsiasi problema sparisca ora nel nome di Gesù. Vi immergiamo nel sangue di Gesù e vi dichiariamo liberi, liberi da ogni catena, liberi da ogni difficoltà,
liberi da ogni problema. Spirito Santo, nel nome di Gesù, chiunque ha problemi economici, problemi con il lavoro, comandiamo che questi problemi muoiano adesso, distrutti dal fuoco dello Spirito Santo e annullati nel sangue di Gesù. Li immergiamo ora nel sangue di Gesù e li dichiariamo liberi. Preghiamo adesso per le persone che hanno problemi con i figli. Spirito Santo, nel nome di Gesù, richiamali loro ed ogni spirito negativo che è attorno a loro, distruggili col fuoco dello Spirito Santo, immergili nel sangue di Gesù e apri loro gli occhi, perché possano ancora una volta rivedere la bontà che hanno i loro genitori e che ritornino, secondo la tua parola, ad obbedire i genitori. Preghiamo adesso anche per chi soffre di incubi. O voi spiriti maligni, nel nome di Gesù, vi scacciamo con il fuoco dello Spirito Santo e vi annulliamo nel sangue di Gesù Cristo e decretiamo che chiunque soffra di questi problemi, d'ora in poi dormirà tranquillo. Preghiamo anche per coloro che soffrono di problemi di dipendenza dal gioco, che al giorno d'oggi sono sempre più grandi. Ricordatevi che c'è uno spirito responsabile per questo. Ma adesso ci alziamo ora con il fuoco dello Spirito Santo e scacciamo questi spiriti con l'autorità che abbiamo come figli di Gesù. Diciamo, prendete le vostre cose ed andatene da chiunque di voi stiate infestando. Immergiamo queste persone infestate nel sangue di Gesù e li dichiariamo liberi. Il sangue di Gesù che spezza ogni catena, che distrugge ogni difficoltà. Vogliamo anche pregare per le donne che stanno cercando il frutto del ventre, ma che abbiano problemi di vario tipo. Spirito Santo, nel nome di Gesù, qualsiasi spirito, qualsiasi agente, qualsiasi condizione fisica o spirituale che stia bloccando i ventri di queste donne che cercano il frutto del ventre, comandiamo che vengano distrutti con il fuoco dello Spirito Santo. Sono anche loro immerse nel sangue di Gesù e liberate da ogni catena. Nel nome di Gesù dichiaro il decreto che se credete e mettete la mano nel vostro ventre e dite io credo, presto concepirete, perché la volontà di Dio è questa. Preghiamo anche per tutti coloro che soffrono di tumore o di cancro. Nel nome di Gesù comandiamo che il tumore e il cancro si secchino, che cadano, spariscano, si sbriciolino e svaniscano. Nel nome di Gesù, con il sangue di Gesù, vi dichiariamo guariti da ogni afflizione, da ogni problema, da ogni cosa quale essa sia. Vi dichiariamo guariti, vi dichiariamo liberi. Preghiamo per le persone con problemi di malattie di fegato. Anche queste vengono distrutte con il fuoco dello Spirito Santo, annullate nel sangue di Gesù. Preghiamo per i matrimoni distrutti. Spirito Santo, nel nome di Gesù, visita queste persone e fai sentire la tua presenza nei loro matrimoni. Appacificali, apri i loro occhi, fa che il marito veda la moglie con degli occhi diversi, anche la moglie, e che ricomincino a dialogare. Metti pace nei loro cuori affinché questi matrimoni possano essere risanati. Preghiamo per tutte le persone che sono in carrozzella o allettati. Se avete dei parenti con voi, per chi non può toccarsi da nessuna parte, dite ai vostri parenti che mettano le mani nei vostri corpi. E adesso preghiamo. Spirito Santo, nel nome di Gesù, la Bibbia dice che per le tue piaghe noi siamo guariti. E quindi Spirito Santo, nel nome di Gesù ti chiedo, guarisci tutti gli infermi come già hai fatto, guariscili ancora. Dichiariamo forza nei muscoli, nelle arterie, nei loro sistemi. Dichiaro guarigione, dichiaro rinforzamento. Credete con fede e ricevete la vostra guarigione. E vi dico anche,
Tutti voi che avete questi problemi con fede, cominciate già ad agire, cominciate già a credere di averla ricevuta la vostra guarigione. Cominciate a fare dei passi di fede e abbiate fede nel Signore, perché la potenza del nostro Signore è grandissima. Arriviamo così alla fine adesso del nostro programma Gospel Time. Vi ringrazio di essere stati con noi. Torneremo ancora live per presentarvi dei nostri nuovi messaggi. Nel frattempo adesso, ancora una volta, vi raccomando e vi dico: credete nel Signore Gesù Cristo, convertitevi, affidatevi a Lui come Signore e Salvatore ed allontanatevi dalla strada larga ed entrate nella strada stretta che porta alla vita. Nel nome di Gesù, pace e bene. Buona serata.